dove hanno riscosso un tale successo che il sindaco gli ha detto: erano 25 anni, pensate, 25 anni che non mi capitava di vedere uno spettacolo del genere. A questo punto io glielo faccio io l'applauso da qui sopra. Bravo. Bene, tutto è pronto? Signore e signori, per voi il concerto bandistico Città di Manfredonia con la Maria Luisa. Grazie. Thank you.
Signore e signori, ho l'onore di presentare il direttore concertatore del Concerto Battisti di Manfredonia, il maestro Giovanni Esposto. Buonasera maestro. E seguiranno, sempre del maestro Lanaro, la marcia sinfonica Rosemary. Grazie e buon ascolto.
è arrivato il momento di presentare il soprano Immacolata Riccardi. Prego, Imma. La vado a prendere, c'è giusto qualche cavetto elettrico qua sopra. La vado a prendere e l'accompagno, arrivo subito, eh. Prego. Eccola. Scusate, un passo davanti. Adesso la banda ci farà ascoltare Dal Nabucco di Giuseppe Verdi, Va pensiero sulle ali dorate, il coro degli schiavi, vero. E poi sentiremo la nostra Imma insieme con la banda. Pronti? Buon ascolto, grazie. Thank you.
E allora nel Nabucco c'era l'assolo della professoressa Betty Lo Console, fatti vedere. Bello, bravo, complimenti, grazie. E allora adesso dalla Bohème di Puccini, sì, mi chiamano Mimì. Alla domanda di Rodolfo, chi siete? Mimì rivela con candore di essere una ricamatrice che conduce una vita solitaria e malinconica, ma anche chiama quelle cose che parlano d'amore di primavera. Per voi il soprano Immacolata Riccardi e il concerto ballistico Città di Manfredonia. Grazie. In tre atti, rappresentata in prima esecuzione il 17 febbraio del 1904 al teatro Alla Scala di Milano. Butterfly, protagonista dell'opera, dopo tre anni aspetta fiducioso il ritorno del marito Pinkerton, luogotenente della Marina degli Stati Uniti, esprimendo il suo desiderio in quest'area. Ancora il nostro soprano Immacolata Riccardi e il gran concerto bandistico Città di Manfredonia. Buon ascolto. Thank you.
dal trovatore di Giuseppe Verdi di quella pira. Su un'intensa propulsione orchestrale prende il via una celeberrima cavaletta che rende definitivamente giustizia al ruolo vocale di Manrico. Incalzata dagli incitanti accenti del coro e da una fanfara di ottoni, raddoppiata da una galoppante orchestrazione, essa costituisce un numero musicale celebre di codesta opera. Elaborazione ed arrangiamento per la banda, professor Gianluca Gelsomino. Dov'è Gianluca? Eccolo lì, applauso, eh? Bravo. Esegue il brano al flicorno tenore il professor Luigi Falcone. Applauso anche per lui, bravo, grazie. Di quella pira, buon ascolto. Thank you.
dal trovatore di Giuseppe Verdi, Miserere. Siamo nell'ultima parte dell'opera, il paesaggio che ci appare avvolto da una notte fosca, addirittura scurissima. Una campana a morto prelude ad un miserere intonato in lontananza da un severo coro a cappella. È il canto di preghiera per i due condannati a morte, madre e figlio. L'orchestra subentra ad un tratto. Leonora balbetta spaventata con un ritmo ormai esplicito di marcia funebre, mentre lontano si vede Manrico intonando una limpida melodia per lanciare un addio a Leonora. Canta il soprano Immacolata Riccardi, gran concerto bandistico Città di Manfredonia. Buon ascolto. Thank you.
Pensate che il concerto bandistico Città di Manfredonia nasceva prima dell'Unità d'Italia. Era composto da un gruppetto di musicanti che giravano in quello che era solo un paese, non era neanche costituito come comune Manfredonia. Quindi pensate che storia che ha il gran concerto bandistico Città di Manfredonia. Grazie. Prima di chiudere quella che è solo la prima parte, e quindi ci sarà un intervallo per dar modo a tutti di fare un sorso d'acqua piuttosto che sgranchire le gambe, quindi ci sarà solo un intervallo, non andate via, mi raccomando. Prima di chiudere la prima parte c'è da ascoltare la Cavalleria Rusticana. Fantasia tratta dall'opera di Mascagni. La Cavalleria Rusticana è una storia d'amore e di gelosie ambientata in un paese siciliano, Vizzini, nel secondo 800. L'aria proposta è una delle pagine più belle e romantiche dell'intera opera. Insieme al famoso intermezzo tiene testa ad altre importanti arie del melodramma italiano. Canta il soprano Immacolata Riccardi, accompagnata dal gran concerto bandistico Città di Manfredonia, diretta dal direttore e concertatore maestro Giovanni Esposto. Buon ascolto! Thank you.
Matteo Spano, venite avanti così mi si vede. Sempre facendo, voi siete i solisti.
sempre facendo attenzione, scusami. Allora, tu sei? Emanuele Maccioluci. Applauso, Emanuele, quanto è bello. Maccio Spagna, bravi, complimenti. La professoressa Betty, prego. Betty la console. Il professor Giovanni D'Amato, eccolo là. Professor Vincenzo Aiace, dov'è? Buonasera, professore. Alla voce Gino Marasco. Beh, va bene così. Ci rivediamo fra quanto? 10 minuti 10. Grazie, a più tardi. Grazie. Naturalmente questa è stata la parte con più tecnicismi e musica aria e musica sinfonica. La seconda parte, possiamo dire, è una parte di divertentismo e musica leggera. Grazie, a più tardi. Ben ritrovati a chi è rimasto con noi e ben arrivati per chi è arrivato in questo momento. Buonasera. State... ecco, fatelo, sì. Grazie. Un applauso, mi piacerebbe sentire anche ai nostri professori dietro, un applauso di tutta la piazza, anche loro che sono lì dietro, in fondo. Grazie, gentilissime e gentilissime. Cominciamo con la seconda parte del Gran Concerto Città di Manfredonia. La seconda parte è quella sulla musica leggera, è quella che possiamo dire del divertentismo, quella dove sicuramente parteciperete tutti, almeno con le mani, se non addirittura anche accompagnandoci con la vostra voce. Cominciamo con una fantasia per banda che si chiama Oricon. Signore e signori, lo posso chiamare? È pronto? Il maestro concertatore e direttore del concerto bandistico Città di Manfredonia, Giovanni Esposto. Maestro. Fantasia per banda Oricon di Jacob De Haan. Dirige il maestro Giovanni Esposito, suona il Gran Concerto Città di Manfredonia. Esposto. Senza la I, come suona di troppo? Vuoi dare la bacchettata? Ai, bacchettata. Giovanni Esposto, senza I, e concerto bandistico Città di Manfredonia. Buon ascolto! Thank you.
maestro, sono qua. Maestro, ti puoi girare così ti vedono anche di fa? Guardate che bello. E lo vedete sempre di spalle, eh? Vabbè, qualcuno applaude, qualcuno no. Non mi piace il maestro? Il maestro Giovanni Sposo, guardate che bello. Sale sul palco un altro bell'uomo, guardatelo, mamma mia. Che spettacolo oggi, bravi e belli. Michele Bottalico. Cantante, attore, presentatore, modello, lo possiamo dire? Buonasera maestra, complimenti, buon capodanno, auguri, volete fare, prego, guardate, via. Maestro, dove sono le stelle? Qui, qua, venga qua, venga, aspetta, ecco qua, sì, certo, scusate un attimo, arrivo subito, vado a prendere il radio microfono, con permesso maestri. Sì, scusa. Michele Bottalico canterà due canzoni bellissime di Massimo Ranieri. Senti, senti, senti. Mi è piaciuta la signora. Maestro, ha sentito? E che ha festamato? Credo di sì. Un brano è dedicato a Tonino Aprile. Rose rosse, nello specifico. E poi l'altro è Perdere l'amore. Che vedi?
adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo, non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. E ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a me. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere voi. Non l'ho goduto abbastanza, me lo ripetete per favore? C'è tempo per sentirlo. Stai qua, stai là, dove vai? Lo faccio andare io. Vieni qua, prenditi il tuo applauso e poi te ne vai. Perché non capivano come dovevano attaccare perdere e l'amore. Facciamo a tre? Uno, due, tre.
sono andati a te. Applauso. Grazie. Grazie. Prego. Te ne mettiamo giù. Che bello. Stare qua su è ancora più bello. Vorrei farvi salire. Volete venire una alla volta a provare? Perché se... Mannaggia, guarda te. Soprano Immacolata Riccardi, con il vostro applauso. Attenzione maestri, c'è io. Ah no, scusate le spalle ogni tanto. Scusate le spalle per andare a prendere i nostri cantanti, perché c'è, naturalmente c'è un po' di cavi qua sul palco. E allora, tu, non tu, nel senso del brano, tu che mi hai preso il coro. E scatterebbe l'applauso. Io vi ricordo che gli arrangiamenti, quasi tutti gli arrangiamenti per banda, sono del maestro Giovanni Esposto. È bravo. E ci sono anche degli arrangiamenti che sono di Gelsomino Gianluca, che è qua, eccolo qua. Li ho fatti quasi tutti, già stava lì. Voi da lì non vedete niente, poi vi racconto dopo alla fine. Arrangiato del professor Gianluca Gelsomino, canta il soprano Immacolata. Ai ai ai, abbate. Canta il soprano Immacolata Riccardi, tu che mi hai preso il cor. Dirige, maestro, concertatore, direttore d'orchestra Giovanni Esposto. Thank you.
Anthony brava anche da dietro, dalla banda, pensate un po', anche i nostri professori da dietro partono in brava, è veramente così. Bene, rimaniamo nell'ambiente dell'amore, con un amore così grande. Elaborazione e arrangiamento per banda del maestro Giovanni Esposto, canta Immacolata Riccardi, Un amore così grande, buon ascolto. Thank you.
Imma, prima che vai via, ti volevo fare solo una domanda. Come ti sei avvicinata alla musica e da quanto tempo? E traduciamo da quello che ha detto la signora, da quando è nata fino ad oggi? Tua mamma scommetto? Sì, è mia mamma. In realtà la musica è una cosa che scorreva nelle mie vene da quando sono nata. Alla lirica mi sono avvicinata a 13 anni. Per curiosità, amavo Traviata, amavo il ruolo di Violetta e quindi lo facevo in casa così. E poi da 15... di Violetta, insomma, sì. Quell'altra poi... però. E poi da 15 anni ho iniziato il conservatorio e tutto il resto. Complimenti, complimenti da parte di tutti noi. Prego, ti accompagno all'uscita e non è semplice. Se non mi impiccio pure io. Scusate, arrivo subito, eh. Voi fate come se fosse a casa vostra. Grazie a te. Dottor Michele Ranieri, venga. Torna il grande Michele Bottalico, in arte Massimo Ranieri. No, l'avevi lasciato la bottiglia? Grazie. Un altro medley appunto con Michele, un altro medley di Massimo Ranieri. 20 anni, eh? E poi qualcosa che ha a che fare con la città. Arrangiamento sempre del nostro concertatore, direttore d'orchestra, maestro Giovanni Esposto. Per voi, Michele Bottalico. Grazie, buon ascolto.
devi sentire le mani. Impazzisco senza te, ed ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, non so, non so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Non vi sento, voglio sentire le mani. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. C'è mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia che ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Impazzisco senza te. Grazie di cuore, grazie, e grazie di cuore va al maestro Sposto e a tutti i musicisti, perché si sono impegnati veramente tanto. Di arrangiare dei pezzi di musica leggera non è semplice, e loro hanno fatto veramente un grande lavoro, e vanno a tutti i membri della banda e al maestro i miei ringraziamenti per questa opportunità, per questa serata in compagnia. Spero vi sia piaciuta. Ho sbagliato il microfono, ho lasciato il mio dietro. Non ho chiesto combina. Signora, la smetta, eh? Ma la porti fuori questa? Guarda un po'. È vero, arrangiare queste musiche per banda, però cantare come canta Michele. Il maestro, da quando è arrivato, dal 99, giusto? Ha inteso aggiungere due cantanti e avvicinarsi alla musica leggera e anche far cantare, come avete potuto notare, la banda. Ha fatto bene? Fateglielo sentire, lui non... Grazie. Chi è? Tuo suocero non batte le mani, aia, vedo male, attenzione, eh. Maestro, prego, si accomodi, ormai conosce l'uscita. Fantasia?
fantasia napoletana, medley di canzoni popolari napoletane tratto da autori vari. Qua è facile cantarlo, sono sicuro che lo farete tutti. Torna sul rientro di Citangil Vui e la Sera Maggio. Già qui, eh? Cioè, se non cantate queste, sono sicuro che le conoscete tutte e tutti. Chi viene? Il soprano Immacolata Riccardi. Applauso. Meno male, si vede da sola, no? Attenzione. Fai lancia, rientra nel fiume, perfetto. Ce l'hai fatta. Mi hai dato anche la linea. Vogliamo fare un applauso a Music Service di Lorenzo Granatiero, che ci dà audio e luci, ci ha donato la luce. Allora, questo midline di canzoni napoletane è sempre all'arrangiamento del maestro Giovanni Esposto, Immacolata Riccardi e tutto il gran concerto bandistico Città di Manfredonia. Buon ascolto!
Che festa! Ecco, bravi! Così mi piace, eh? Aspetta, aspetta! Aspetta che faccio il selfie, eh? Stanno applaudendo ancora, vedi? Ottimo, grazie. Quando guarda voi è così, si gira, poi si gira verso di me, poi si gira, è un grande maestro, concertatore, direttore d'orchestra, Giovanni Esposto, ce l'abbiamo solo noi e meno male, soprano Immacolata Riccardi, un uomo, un attore, un cantante, Michele Bottalico. Tutti i solisti, veramente tutti quanti i partecipanti, i musicanti, i professori del gran concerto Città di Manfredonia. Grazie maestro per avermi offerto questa opportunità. Io spero, facciamo un applauso ad Antonio Beverelli, grazie. Grazie. Grazie maestro. Io spero che la Madonna che sta per uscire fra 24 ore, 48 ore, dalla chiesa possa portare a tutti, tutti voi, almeno 5 minuti di serenità. Grazie. Italia, Italia se ne sta dell'elmo di Scipio.
cinta la testa, dov'è la vittoria, e porca la chioma che scava di Roma, io la creò, stringiaccia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiaccia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Mi raccomando, andate a visitare su Facebook Concerto Bandistico Città di Manfredonia e potrete vedere tutte le foto e i video. Grazie all'Agenzia del Turismo, grazie al Comitato Speciale per le Feste Patronali, all'Amministrazione Comunale, al Sindaco, abbiamo ringraziato tutti, la squadra di Medanzone e grazie soprattutto a tutti voi. Noi da qua sopra facciamo a voi l'applauso. Grazie. Buonanotte. E grazie.